36 nazioni, 700 atleti, 200 accompagnatori, un pubblico in media di circa 3.000 persone al giorno. Tutto questo saranno i mondiali di canoa polo in programma a Siracusa dal 28 agosto al 4 settembre del prossimo anno. Una manifestazione dunque di respiro intercontinentale che farà bene anche all'indotto di una città dall'economia asfittica. La manifestazione è stata presentata nella Sala Verde di Palazzo Vermexio alla presenza, tra l'altro, del presidente nazionale della Federcanoa Luciano Bonfiglio, oltre che dei vertici della KST Siracusa che, tra l'altro, qualche mese fa, dopo aver vinto 3 scudetti di fila, si è laureata vicecampione d'Europa. Presidente, dei mondiali di canoa polo per la prima volta a Siracusa, perché avete scelto la città d'Aretusa? Perché innanzitutto c'è una società credibile, affidabile, che ha una struttura tecnica, organizzativa e logistica importante, perché c'è un presidente che è Tino Corvaia, che in questi anni ha dimostrato appunto di costruire una società che ha tutte le caratteristiche per poter organizzare un mondiale, ha le competenze, ha uno staff all'altezza di portare a livello internazionale questa città, la federazione, la Sicilia, la nazione tutta. Non dimentichiamoci che abbiamo battuto paesi come l'Inghilterra, l'Australia e la Germania, quindi la prima sfida è stata quella di aggiudicarci questi mondiali, che mi risulta siano i primi mondiali che si fanno a Siracusa. È una sfida che vogliamo avere a fianco tutta la città, perché da sempre conosco Siracusa, la città, i cittadini, e sono sicuro che non perderanno questa opportunità per promuovere ulteriormente. Siracusa non ha bisogno della canoa per essere promossa a livello mondiale, però ci sentiamo di poter contribuire e valorizzare il territorio, le attività sportive, in un momento in cui lo sport sempre di più è uno strumento per costruire certezza, trasparenza, correttezza e anche economia, perché comunque verrà qui 2.500-3.000 persone che a fine stagione fanno comodo a tutti. La nazionale italiana a cosa può aspirare? A che risultato? Sicuramente al podio. Non possiamo non puntare al podio, perché siamo forti, ci stiamo allenando bene e siamo consapevoli di poter ambire al successo. Presidente Tino Corvaia, i mondiali di canoa polo a Siracusa sarà una grande vetrina per questa città? Sì, l'impegno sicuramente sarà immenso. Siracusa fino adesso si risponde bene alle nostre richieste, perché è il primo mondiale per me, non sono un organizzatore di mondiale, perciò aspettatevi, qualche piccola pecca ci sarà, è inutile nasconderci. La cosa positiva è che sono circondato da persone che hanno avuto esperienza immensa in questo campo, Luciano Bonfiglio, il nostro presidente, e non vi nego che con gran lunga d'anticipo siamo molto avanti. Restano a livelli operativi solo la costruzione dei campi, ma la parte burocratica è quasi tutta passata. Siracusa con i grandi eventi ci sta prendendo gusto. Dopo la Final Eight di pallamano dello scorso febbraio, adesso tocca ai mondiali di canoa polo. Sì, un evento straordinario, è la prima volta che la nostra città nella sua storia ospita un mondiale di una disciplina a squadre, un evento davvero importante che coinvolge e deve coinvolgere tutta la città. Mi riferisco alle categorie produttive, a tutta la classe dirigente siracusana, indipendentemente dalle posizioni. Credo che questo sia uno di quegli eventi per cui bisogna dimostrare di essere in grado e capaci di fare squadra e di produrre un risultato che chiaramente è un risultato che non andrà a vantaggio di qualcuno, ma andrà a beneficio della nostra città tutta e della percezione che la nostra città si avrà nel mondo.